Alle 15:22 di ieri, al punto nascita Covid dell'ospedale di Civitanova Marche, è nata Anna Rosa, un'altra bambina venuta al mondo da una mamma positiva al coronavirus. La mamma e la bambina, nata con un parto naturale, stanno bene. La mamma è una signora italiana di Ascoli Piceno e Anna Rosa è la primogenita della famiglia. Sono queste le notizie che fanno vedere un raggio di sole in questa valle di lacrime che stiamo attraversando, fatta di bollettini disastrosi sul contagio e decessi. E la lotta allo stremo delle forze dei sanitari, medici e infermieri in prima linea. La vita che prepotentemente fa sentire il suo gemito allarga i cuori di tutti. Partorire ai tempi del coronavirus si può grazie alle strutture e ai punti nascita alla loro massima efficienza, come quello di Fano dell'azienda ospedaliera Marche Nord, attraverso percorsi protetti. Diciamo, la regione Marche poi ha istituito anche, no, ha previsto un punto nascita che è stato individuato come l'ospedale di Civitanova Marche, come ospedale che dovrà accogliere tutte le donne gravide Covid positive risultate chiaramente al tampone. Per cui noi tutte le donne che sono aspiranti, no, a partorire presso la nostra struttura devono essere tutte screenate con un tampone alla 38ª settimana. Se il tampone invece è negativo, la donna continuerà a seguire gli appuntamenti previsti dal percorso nascita presso la nostra struttura. Siccome poi noi il tampone lo facciamo intorno alla 38ª, 39ª settimana e le donne normalmente partoriscono alla 40ª settimana, abbiamo una finestra praticamente, no, in cui la donna, chiaramente vivendo, no, in famiglia, potrebbe venire a contatto con dei Covid positivi. Ma nel momento in cui poi la donna, anche se, no, negativa il tampone, viene praticamente a fare il parto, no, cioè viene accolta nel nostro reparto durante il travaglio, verrà trattata come se fosse potenzialmente positiva. Con la trasformazione del San Salvatore di Pesaro in ospedale Covid, tutto il personale è traslato su Fano, potenziando al massimo il servizio e la struttura. Rimane aperto 24 ore al giorno, abbiamo logicamente raddoppiato il personale, sia il personale medico che il personale ostetrico. Le donne arrivano e poi logicamente saranno da noi trattate in modo particolare. Oltre a ostetricia, anche l'emergenza urgenza è assicurata attraverso la creazione di un'unità speciale. L'assistenza quindi è un'assistenza davvero importante e riesce a garantire il massimo, è una vera e propria task force e ci permette quindi di essere in un numero tale da garantire quelle che sono tutte le urgenze.